Bentrovata Silvia Sacchi, questa settimana Arcipelago Milano, posso dire è tutto per lei, in queste brevissime interviste che facciamo sui fatti più importanti accaduti questa settimana. Quindi, come dicono in trasmissione, il microfono è suo. Allora, intanto grazie mille. Dunque, i fatti più importanti della settimana. Io ne citerò tre, il primo che vorrei citare è che si è conclusa la settimana della moda. Questo lo cito perché la moda è un settore fondamentale per l'Italia, è un settore fondamentale per Milano e qui voglio citare due dati, e cioè 2000 giornalisti provenienti da oltre 40 paesi del mondo. Questa è un'occasione straordinaria per la città, per Milano, soprattutto alla vigilia dell'Expo. Ecco, ci sono state tante polemiche, c'è stato l'attacco della stampa inglese proprio a Milano. Avrei voluto vedere una risposta un pochino più forte della città nelle sue istituzioni massime. Io penso che su questo tema dovremmo forse superare un po' un problema ideologico di dire che la moda è qualcosa di superfluo. La moda è qualcosa che invece rappresenta posti di lavoro, di immagine, e credo che la città dovrebbe su questo fare un ragionamento proprio alla luce di quanto stanno facendo tutte le altre grandi città del mondo, in particolare il mondo anglosassone, che punta tantissimo su questo settore e che si equalizza proprio. Ma in che cosa è consistito l'attacco della stampa inglese? La stampa inglese ha sostenuto che Milano non fa più proposte di carattere stilistico, che diciamo è vecchia, che è rimasta ferma agli anni 70. Questa volta in calendario invece c'erano 15 proposte nuove inserite nel calendario. Ci sono tanti problemi perché è chiaro, il calendario della moda finisce per poi concentrarsi in pochissimi giorni, tutti vogliono stare negli stessi giorni, sono impossibili da vedersi ovviamente, in uno stesso giorno venerdì c'erano 40 tra presentazioni e sfilate, questo è chiaro che è impossibile per chiunque. Però e quello che io vedo nella moda a livello di governo lo vedo un pochino meno, vedo che qualche insomma ci si espone di più nel riconoscere quello che è questo settore, no? Milano, che è la capitale della moda, onestamente la vedo un pochino indietro, ecco, sul fatto di sostenere proprio un settore che dà un sacco di posti di lavoro. E ribadisco, 2000 giornalisti da tutto il mondo alla vigilia dell'Expo, secondo me non sono qualcosa da sottovalutare. Certamente. Quindi secondo me, quindi questo è stato sicuramente un tema che è stato importante questa settimana. Il secondo tema? Il secondo tema è il gioco in casa. Mi dispiace perché appunto gioco in casa, ma oggettivamente è stato secondo me l'evento più importante della settimana ed è stato il tempo delle donne. Il tempo delle donne è stata questa iniziativa voluta fortissimamente dalle donne del Corriere, dal Corriere che ovviamente l'ha appoggiata, da tutto il sistema della RCS, ma anche dalla città. Sono stati diciamo tre giorni interi in triennale dalla mattina alla sera, dove si è parlato di affetti, dove si è parlato di economia, dove si è parlato di bellezza, insomma sono parlati tantissimi temi, non si è solo parlato, si è festeggiato, abbiamo fatto il pane insieme a delle famose cuoche, si sono fatte tantissime iniziative per riflettere su quello che è il mondo femminile, il punto a cui siamo arrivati, perché noi passi ne abbiamo fatti, non si può dire che non si siano fatti passi, negli ultimi 5-6 anni tante cose stanno cambiando, bisogna stare attenti a non perdere ciò che si è fatto, dando tutto per scontato, quindi questa iniziativa ha visto solo in triennale più di 10.000 persone, c'erano bambini, c'erano gli uomini, c'erano le donne ovviamente, ma dicevo prima è stata un'iniziativa non solo nostra, è stata un'iniziativa della città. Possiamo forse dire che Milano sta diventando, dopo non essere più la capitale morale, la capitale delle donne in Italia? Beh, io ancora ricordo la manifestazione di Nessun Onore a Quando milanese, stata quella che ha certamente dato il via a questa diciamo, nuova stagione.
Milano è la città dove le donne lavorano, quindi è la città, diciamo, in misura maggiore, una città dove le donne hanno una percentuale di tassa occupazione molto alto, no? Quindi è la città dove le donne sperimentano tutti i problemi, le scuole chiuse il pomeriggio e gli orari impossibili per fare le visite, gli orari impossibili delle aziende, dove si fanno le riunioni ancora oggi alle 8 di sera, quando si possono programmare la mattina, i problemi dei mezzi. Secondo me per le donne la cosa principale è la scuola in una città come Milano, il fatto Certo. che sia chiusa è una follia pura. Cioè che sia chiusa soprattutto per esempio per un lunghissimo periodo estivo. L'estate tutti i pomeriggi, di fatto Certo. soltanto la scuola elementare consente di fare il tempo pieno, non a caso tanti ragazzi che fanno le medie vanno alle scuole private, c'è proprio una specie di boom nel momento delle medie Per perché la lunghezza i dell'orario. ragazzini escono alle 2:15 senza aver mangiato. Certo. Allora, siccome questo non è conciliabile con gli orari di lavoro, ora tutte noi auspichiamo, e tanti uomini auspicano, di avere una condivisione del lavoro di cura, ma finché questo non ci sarà fra uomini e donne, almeno diciamo che il pubblico dovrebbe venire incontro e utilizzare le strutture che ha, perché non è che stiamo dicendo di inventare qualcosa di nuovo, le scuole sono dovunque, Certamente. cioè è esattamente lo strumento principe, è quello dove si incontrano le varie etnie, perché i ragazzini stanno insieme a scuola. È il Certo. luogo dove i genitori di varie etnie si incontrano e quindi si può fare. E poi le strutture, ci sono le palestre, ci sono le biblioteche, poi ci sono i genitori che vanno a fare le biblioteche, però voglio dire, è proprio la struttura principe che dovrebbe riuscire ad aiutare le donne, diciamo, a conciliare, oltre, non dimentichiamo, il fattore fondamentale della formazione. Il terzo episodio milanese che le viene in mente e E che le ha sollecitato qualche riflessione? l'altro episodio a me è una cosa che mi dispiace molto, cioè che 7 bambini su 100 sono in carico ai servizi sociali. Questa era una notizia di questa settimana. Il dato è un pochino vecchio, ma è riemerso perché prima è stato fatto un vademecum per i pediatri, perché riconoscano in tempo quando c'è una situazione di disagio, di abuso, e adesso anche dei corsi di perfezionamento universitario. Allora, che 7 bambini su 100 siano in carico ai servizi sociali è un dato drammatico, secondo me, considerando che è una punta, no? Certo. E qui torniamo al tema che dicevo prima, no? Questi sono tutti temi che si collegano, quindi c'è una necessità incredibile, veramente, di collegamento e di rete, e questo le donne lo stanno facendo. Secondo me c'è una necessità anche di investire sui servizi sociali. Quando io ero una ragazza, moltissimi secoli fa, fare l'assistente sociale era una bella cosa, cioè uno voleva aiutare gli altri. Adesso se lei sente la parola servizi sociali, le persone scappano. Se lei va a parlare con i centri di ascolto per esempio delle parrocchie, quando dicono arrivano tutte le situazioni di disagio, tutte le persone con cui io ho parlato mi hanno detto, appena citiamo, andiamo ai servizi sociali, andiamo via, cioè le persone non si ripresentano. Ecco, su questo secondo me sarebbe necessario intervenire. Silvia Grassi, mille grazie per questo primo incontro, ci vediamo martedì prossimo e intanto osservi bene questa nostra città che ha bisogno di uno sguardo attento proprio perché i problemi sono tanti. Grazie molte a voi, arrivederci.